Amici della Serie I, bentornati allo Spezia Park. Buonasera da Gianmarco Cervi, fabbrica del Duomo Confcommercio. Squadra in campo, contendersi i tre punti per il girone B. Confcommercio ancora ricerca la prima vittoria stagionale. Fabbrica del Duomo ha esordito alla prima giornata, poi ha riposato la scorsa. Ha esordito alla grande con una vittoria convincente contro Faravelli. Oggi in campo per provare a confermare quanto di buono ha fatto vedere. Formazioni Fabbrica del Duomo con i fratelli Cappello, poi Colnaghi, Di Biasi, Ligreci, Longoni, Papa Picco e Talotta tra i pali, il solito Talotta, vecchia conoscenza della Serie I, lo conoscete benissimo. Dall'altra parte 50, poi Cobianchi, Giuliano, Peluso, Piacentini, Ravelli, Rivelli, Caporale e Bojan. Tutto è pronto, mettetevi comodi, si comincia. Che abbiamo una tempesta ormonale in corso qua a fianco. Papa Picco controlla e calcio in diagonale, c'è subito il gol di Longoni. Anzi, Di Biasi, scusate, il gol di Di Biasi, subito una gran giocata di Papa Picco a sinistra. Il tiro cross in spaccata, Di Biasi porta subito avanti i suoi, 1-0. Le finte di Longoni, la perde, c'è subito Cobianchi! Eccolo qua, il sicario! È già pareggio di Confcommercio con il diagonale di Cobianchi, 1-1. Poi la conclusione sul palo di Papa Picco, poi Di Biasi di prima sul fondo. Calcio di punizione per la Fabbrica del Duomo. C'è Longoni che calcia sul tocco di Papa Picco. Longoni trova lo spiraglio giusto e riporta avanti il Duomo con un gran mancino. 2-1. Peluso lungo a cercare Cobianchi, contro la spalla alla porta, prova a girarsi. No. Cobianchi, ha cercato una giocata alla Bergkamp. Alla Bergkamp Cobianchi. Poi Longoni sul mancino, va in verticale, scambia con Papa Picco, lo scambio non si chiude, lo Rivelli e Cobianchi, attaccano i due. Cobianchi dentro per Peluso. Tornato Longoni, la finta di Cobianchi per far calciare Bojan sul fondo. Fa rispettare la distanza al signor Scuteri, si muove Longoni che si leva, allora parte proprio Papa Picco, la rincorsa, il destro! Pessimo destro di Papa Picco sul fondo. Lungo a cercare, a trovare Cobianchi in palleggio, lo attacca col Naghi, Cobianchi, va via Cobianchi, la mette al centro, ma era facile per Rivelli. Ma Rivelli spreca, ma perché? Vuole subito Papa Picco, Di Biasi va intelligentemente da Longoni che va a puntare la porta, Longoni va via col doppio passo, poi lo chiude Peluso contro piede, Cobianchi 2 contro 1, Cobianchi dentro per Rivelli di prima, la voleva ancora Cobianchi, ha salvato tutto Talotta che è un signor portiere, l'ha dimostrato ampiamente nelle scorse stagioni. Poi Papa Picco accelera in mezzo al campo sul destro, Papa Picco! Chapeau Papa Picco, pallone all'incrocio, 3-1 Fabbrica del Duomo, che giocatore. Preciso nel sistemare la barriera 50. Si attende il fischio di Scuteri, si allontana Longoni, va Papa Picco, uno schema per Longoni! E io me l'aspettavo, adesso non per fare il di più, ma Papa Picco tocca per Longoni, di prima, sul secondo palo. 4-1 Duomo. Cobianchi che calcia, c'è un salvataggio, poi ancora Rivelli, ancora sul fondo. Attenzione, c'è un fallo, sciocco di 50, in area, calcio di rigore. O fuori area, giallo per 50, punizione dal limite, rincorsa lunghissima di Papa Picco, lunghissima, ho paura per la barriera, parte Papa Picco, è un altro schema uguale al precedente, ci eravamo cascati tutti, io compreso questa volta. La vuole ancora Longoni, servito, poi ricomincia da Colnaghi, di prima in verticale, sbaglia Bojan e allora il cucchiaio! Di Di Biasi che segna un gol favoloso, colpo sotto e 5-1 Fabbrica del Duomo. Superb. Duplice fischio del signor Scuteri appena dopo il gol del 5-1 di Di Biasi per la Fabbrica del Duomo. Squadra a riflettere per qualche minuto, super spot. Poi Longoni dall'altra parte, buona la palla per Papa Picco! Che palla di Longoni, controllo e tocco di punta, 6-1 Duomo, Papa Picco, Bojan, ricomincia da dietro, Giuliano, pallone lungo, è buono per Cobianchi, non ci credo sull'esterno della rete, questo errore non è da lui però, Di Biasi, le finte, Di Biasi accelera sul destro, Di Biasi, e questo mi sa che è autogol di 50, perché Di Biasi ha colpito piede di 50, poi palo, poi ancora 50, palla in rete, questa penso proprio che sia autoreti di 50. Avalanga il Duomo, avalanga. Cobianchi il controllo, Cobianchi non riesce a saltare la lotta, che poi la mette lì subito a Papa Picco, porta palla a Papa Picco, sopra la metà campo, ce l'ha sul destro, va da solo Papa Picco! Oh, 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 oh.
Mamma mia, mamma mia, mamma mia, Papa Picco, accelera e batte col mancino. Pallone perso, ancora Papa Picco, va via Papa Picco con il tacco lì per Longoni. Mamma mia come gioca il Duomo. Tacco di Papa Picco per Longoni a porta vuota e palla in rete. Super, super Duomo. Spara alla porta, prova a girarsi. Cobianchi, che giocata, Cobianchi sul destro. E poi la tiene Talotta. Poi il pallone dentro, ancora per Cobianchi, che ha solo, Cobianchi. Cobianchi che finta, li ha mandati tutti al bar. Tutti al bar Cobianchi, mamma mia. Tutti al bar e palla in rete, non conta moltissimo per il punteggio, ma un gol incredibile. Che giocatore. Il lancio di 50, è lungo per Cobianchi, controlla. E poi la palla sulla traversa e Cobianchi di testa va tripletta. Il gol di Cobianchi, non era riuscito a trasformare sul rimpallo Rivelli, ci ha pensato ancora Cobianchi di testa a mettere dentro la tripletta personale. Che giocatore il sicario, mamma mia. Palla fuori, Li Greci col mancino, deviazione, palo! E poi contropiede di Confcommercio che non si avvia perché Peluso si complica la vita. Poi Papa Picco cerca una giocata esagerata anche per lui. Poi Papa Picco in anticipo, il tocco per Di Biase, ancora per Papa Picco! 8-3, grande azione. Scambio finale a tagliare fuori i 50 tra Di Biase e Papa Picco, palla in rete 8-3. E attenzione, 2 contro 1, Di Biase la lascia lì per Li Greci, addosso a 50 e poi la mette dentro Di Biase, il gol del 9-3. Se l'ha mangiato Li Greci, bravissimo comunque ancora una volta 50. E 9-3, qua si è fatto gol da solo praticamente con Commercio, una punizione battuta malissimo. Poi pallone perso mai da Bojan, allora la conclusione di Di Biase. Poi non ho capito che rimpallo c'è stato, la palla è arrivata a Longoni che l'ha messa dentro a porta vuota, 10-3 Duomo. Per 50 che sta facendo il possibile, purtroppo vede spuntare gli avversari da ogni dove. Attento, Cobianchi di prima per Rivelli che salta al portiere, poi calcia in porta e il pallone esce. Un minuto al termine, Papa Picco ne salta due alla grande, punta la porta, Papa Picco la lascia lì per Longoni, Di Biase, gol numero 11. Altra grande accelerazione di Papa Picco che sta facendo quello che vuole in mezzo al campo. Poi Longoni, un cioccolatino per Di Biase, troppo facile. 10-3. Time's up, finisce così, finisce 11-3 per la Fabbrica del Duomo che stravince contro Confcommercio, una partita dominata in lungo e in largo. È venuto fuori nel secondo tempo la Confcommercio con il solito Cobianchi, ma soltanto un fuoco di paglia, perché poi di nuovo la goleada della Fabbrica del Duomo. Seconda vittoria e super sport.